considerando le tue cinque piaghe, cominciando da ciò che disse di te, o mio Signore, il santo profeta Davide, trapassarono le mie mani e i miei piedi, contarono tutte le mie ossa. My children, when 8 days were completed for his circumcision, Jesus was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. And the name of Jesus is very big, very great, very important, and with force, with power, powerful. This power is for us the miracle number one. Se non dimentichiamo questo, che tutte le nostre preghiere, tutta la nostra vita cristiana, le nostre predicazioni, i nostri pensieri cominciano, devono cominciare, non possono non cominciare se non con nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E questo si fa per migliaia di motivi, prima di tutto perché dobbiamo rassicurarci noi altri e chi ascolta che non parliamo cose dette, inventate da noi e a nome nostro. Come non preghiamo a nome nostro, come non ci battezziamo, come non celebriamo a nome nostro, non è possibile, è sempre a nome di Dio. Poi, perché, questo è il mistero che festeggiamo oggi e domani, e questi giorni, perché il nome di Dio è un nome onnipotente quanto Lui, pronunciandolo con amore e con rispetto, rispetto, venerazione, adorazione, noi riceviamo sempre più poteri che provengono in modo ininterrotto da Lui attraverso il suo santissimo nome. Altrimenti Lui sarebbe all'infuori, non all'infuori, al di sopra di ogni nome. Solo come uomo Dio ha ricevuto un nome, Gesù. Altrimenti non ha un nome. Il nome è una limitazione e infatti Dio ha sofferto la kenosis, come dicevamo, la discesa, un rimpicciolimento, nello stesso tempo rimanendo eterno, rimanendo onnipresente, è diventato uomo. E allora dal suo potere infinito ha trovato attraverso il nome che le è stato dato domani, veramente domani, perché domani va nel Tempio a essere circonciso, ha trovato il mezzo che attraverso questo nome, Gesù, dona potere e così salvezza a tutto l'universo creato, prima di tutto a noi. Pronunciando dunque con sicurezza, con certezza assoluta e con confidenza, con fiducia, con grandissimo amore, con grandissima adorazione, il suo santissimo nome, automaticamente tu hai la porta aperta a quel tesoro infinito di poteri che sono Lui. In Lui il potere si confonde con se stesso, come si confonde l'amore, come si confonde la luce, come si confonde tutto. Noi sappiamo che Dio, essendo semplicissimo, non c'è differenza fra Lui e le sue qualità, come in noi. Io oggi posso essere buono, domani posso essere cattivo. Dunque, perché? Perché c'è una differenza fra la mia essenza e le mie qualità. Le mie qualità le posso perdere, le posso aumentare, le posso guadagnare. In Dio no, in Dio non c'è differenza. Così si dice, Dio è luce, Dio, che luce vuol dire non solamente sapienza ma potere, e Dio è amore, ecco, non ha, è, avere non esiste in Dio, Lui è tutto, è. E poi ci ha dato il comandamento, ma non è tanto un comandamento quanto una
certezza, una ricetta precisa. Siate imitatori di Dio, siate perfetti come Lui è. E perciò, se Lui, se Gesù è Dio, ed è incarnazione dell'amore, tu, creatura, sei l'incarnazione dell'amore. Se non lo sei, lo devi diventare, e lo devi diventare al più presto, perché quello è l'unico scopo per cui sei stato creato. Non per essere, come dicevamo ieri, non per essere un creatore, non per collaborare con Dio. Queste sono parole uscite adesso, che le trovi perfino in queste preghiere, collaboratori di Dio. Ma sono sciocchezze queste. Chi se le inventa non è attento a ciò che dice. Comunque Dio chiude un occhio che ci vede ignoranti. Non è ignoranza quando ti paragoni in questa maniera con Dio, fai tuo collaboratore. Si vede che hai una mancanza totale di buon senso, e soprattutto ti dai delle arie che non ti fanno bene. Ma tu, l'unica cosa che puoi fare è di avere da Lui tutto, di ringraziarlo e di fare. Ma l'incarnazione dell'amore, sì. Cioè, non puoi essere creatore, non puoi essere redentore, non puoi aggiungere nulla alla gloria sua o alla salvezza che ha portato Lui. Ma l'amore sì. Cioè, l'amore non è un'aggiunta, è una risposta. Lui mi ama, io lo amo. E come dicevamo ieri, non dobbiamo mai dimenticare questo aspetto, tutti se lo dimenticano. Nessuno ci pensa, non che nessuno. Voglio dire, non fa parte dell'opinione pubblica, non fa parte della preoccupazione comune degli uomini e anche pure dei cristiani, di essere l'incarnazione dell'amore. E allora pensano ad altro. Sì, anche la festa di oggi c'ha questa doppia faccia, cioè festeggiamo il Santissimo Nome di Gesù e di Maria, perché lo amiamo, perché se lo merita, ma anche perché porta dei poteri, ci dà dei poteri, e allora noi diventiamo potenti con Lui e felici. Però se invece di tutto questo pensassimo di essere l'incarnazione dell'amore divino, cioè esattamente come è bambin Gesù, aumenteremo anche di felicità, non solamente di potere. È l'amore che muove le montagne, non la sapienza. È l'amore che ti spinge a fare cose impossibili per l'altro, o per la patria, o per chi vuoi tu, non la logica. È l'amore che ti fa dare la vita, ti fa fare follie, pazzie. E poi l'amore dunque ti dà dei poteri, anche l'amore normale. Se tu ti innamori di una donna, di un uomo, di un amico, se ti innamori di un ideale, se ti innamori di un libro, fai di tutto per salvare, per aumentare l'onore di questa persona o di questa cosa, e automaticamente ti scopri di avere dei poteri o delle ispirazioni o del coraggio che non hai mai avuto. Questa è la forza dell'amore. È la forza dell'amore. Ma la parte più bella di questa nostra attività, o di questo fenomeno, se chiamiamolo così, è il fatto che ti aumenta la felicità. Ti rende più felice. Puoi leggere 100.000 libri, solo si illudono che diventano ricchi, diventano felici. No, 5 miliardi di in oro se ti dessero. Non ti aumenta la felicità, ti aumenta il piacere per un minuto, poi subito ricadi. Mentre l'amore ti rende felice
È anche vero che c'è la parte dolorosa quando ami. Il più grande dei poeti rumeni, il Dante della Romania, che è Eminescu, disse in quattro parole tutto quanto. C'è amor, e un lung prilej pentru durere, cu câte lacrime li dai, el tot mai multe cere. Cos'è l'amore? È un lungo, è un'occasione continua di dolore. Quante più lacrime gli dai, lui chiede sempre di più. È vero, ma mentre piangi per amore, tu lo sai, queste lacrime sono felici. Piangi a dirotto, vorresti morire, ma non smetti, perché c'è qualcosa di voluttuoso in questa sofferenza atroce. Piangi per la persona ingrata che ami e non ti ama, chiunque sia, non è marito, moglie, amante, o figlio, o amico, tutti uguali. Quando ami è quello, è quella la scia. Perciò o che è un amore felice, o che è infelice, dunque o che piangi di felicità o che piangi di dolore, se questo pianto è di amore, produce sempre una felicità così speciale, degna di essere vissuta, una felicità che solo una vera persona umana, altissima dal punto di vista spirituale, può provare, e ne vale la pena di provare. Uno che vive senza aver amato, senza aver pianto, per gioia o per dolore, non ha più importanza. L'importante è che hai pianto per amore, che hai pianto della felicità o che hai pianto, ripeto, non è importante. Ma se hai pianto per amore, piangerai sempre. Ma è un pianto, esattamente il pianto che Dio beatifica Gesù nella sua predica, nella sua vita. Beati coloro che piangono, perché saranno consolati. È quello, non altri pianti non hanno valore, cioè tu te rendi conto da solo che non hanno valore, non ti producono nulla, solo il pianto per amore, ripeto, un pianto di felicità o un pianto di tragico, ma sempre per amore, è quello che conta. E allora, se è questo, perché il mondo non vede il suo interesse, non il mondo, le persone, almeno i cristiani, non vedono il proprio interesse, e allora si devono esercitare nell'amore, nell'amare, così sono felici, sono superiori alla loro propria vita, a tutto il mondo che li circonda, e poi sono vincitori, perché, ripeto ciò che ho detto prima, l'amore non solo che ti dà felicità immensa, ma ti fa svegliare i poteri, le ispirazioni, i miracoli che porti dentro di te, che sono sempre da Dio, ma che stanno dormendo. Nessun'altra forza risveglia questi poteri che stanno dentro di noi, se non l'amore sincero, profondo, sentimento, un sentimento che l'abbiamo definito già ieri, ma l'abbiamo sempre definito, lo sappiamo. Il segno che ami è questo, che cioè non puoi vivere senza la persona amata. Ti senti come ti rompi non in due, a pezzi, in più pezzi, per il semplice fatto, solo all'idea che dice lo perdo, muore o sparisce, non è possibile, non vivi più. E questo è valido per Dio, per Dio. Non puoi vivere senza Dio, e questo è il senso, questo è il segno che lo ami. Quando pensi quanta gente vive senza Dio, vuol dire che non hanno l'amore, però cioè chi non ama l'amore, chi non ama Dio, dunque chi può vivere benissimo senza Dio, senza Gesù Cristo, è vendicato Dio, è vendicato.
perché per forza si innamora di cose e di persone di questo mondo. Senza amore comunque non si può vivere, con la differenza che si innamora sempre in modo sbagliato. Questo è il castigo, o forse la conseguenza, non lo so, il castigo. Perciò l'ateo, chi vive così una vita senza amor di Dio, si innamora sempre della donna o dell'uomo che lo odia, sempre del paese in cui poi sarà infelicissimo, si innamora sempre del mestiere in cui non ci riuscirà, si innamora dei soldi che lo porteranno alla rovina, è sicuro, non esiste eccezione. Però non ti credono se lo dici. Dico, se dici a qualcuno, vedi, in tempo di convertirti, di amare Dio, così ti salvi da tutte queste cose che non finiscono mai. Mentre chi ama Dio, gli arriva l'ispirazione. Certo, amare Dio vuol dire non solamente amare, vuol dire parlare con Lui vuol dire pregare. Non queste cose, ma non scendiamo adesso nei dettagli. Quando tu ami, sai benissimo come devi parlare alla persona amata. Sai benissimo come ti devi comportare, ma non è che poi devi imparare. Quando tu ami, l'abbraccio è spontaneo, il bacio è spontaneo, le lacrime sono spontanee, non che hai imparato dopo, ma amo, adesso devo vedere come fare quando si ama. Anche le parole sono spontanee, sono quelle specifiche di uno che non ce la fa senza l'amore. È questo che mi auguro per i nostri più cari e per noi, per ciascuno di noi. Così vinciamo tutto. Perché, ripeto, una volta che si svegliano questi poteri, grazie all'incarnazione dell'amore che sei diventato tu, ti fanno poi aprire altre porte. I poteri, tutti i poteri del nome di Gesù. Ecco, per non trattenervi di più, vi voglio dare forse un solo esempio essenziale, a parte questa felicità dell'amore. I poteri del nome di Gesù, che poi, ripeto, puoi acquisire ripetendolo con venerazione, con la tua Gesù. Gesù, ti amo. Jesus, I love you. Solo così, tutta la giornata. Isso se te invesco. Je t'aime, io ti amo, poi in italiano suona meglio. Io ti amo, basta, Gesù ti amo, Gesù Cristo ti amo. Arrivano dei poteri, uno dei poteri straordinari che auguro a tutto il mondo è quello di cambiare il futuro. Prima di tutto dominarlo e poi cambiarlo, come vuoi tu. Per esempio, la mia preoccupazione di questo anno, del passato, che sta preparando, anche dell'anno scorso, ma soprattutto di quest'anno, nel cambiare il futuro, la mia principale preoccupazione, ho avuto due preoccupazioni, una completamente personale, un'altra per qualcun altro. Comincio con la seconda. La mia preoccupazione completamente personale, siccome ho due o tre persone molto anziane che non voglio che muoiano, non voglio che muoiano mai, però siccome so che hanno superato la novantina, mi devo preparare. Però ho detto, ti imploro che non muoiano adesso, che mi diano ancora un po' di tempo, non sono preparato e Dio mi ha esaudito. Dunque, ci sono riuscito, e se ci sono riuscito io, perché non devi riuscirci tu? Questa è la parte personale. La seconda era questo, che il nome di Gesù deve cambiare completamente il futuro di questi miei 400 bambini, che erano tutti destinati a essere o espulsi o rimanere per strada, rimanere senza documenti, come infatti li hanno tenuti per tanto tempo. A mese di novembre abbiamo avuto la risposta positiva per tutti, tutti avranno documenti, tutti andranno sistemati, tutti. Senza eccezione.
Ora questa per me è una vittoria maggiore, ma io questa vittoria la sapevo già dal mese di febbraio. Ero sicuro, grazie ai poteri del Santissimo Nome di Gesù, che li contempli e sei convinto che i poteri di questo del grandissimo, del Santissimo Nome rovesciano la storia dell'umanità, rovesciano i cervelli di coloro che non farebbero questo, che non realizzerebbero questo avvenimento. E li ha rovesciati. Ecco, è questo che mi auguro a me e a voi per l'anno prossimo. Il Santissimo Nome di Gesù rovesci, è così che quando pensi avrai adesso chissà che progetto, avrai chissà che piano di fare l'anno prossimo, finire una casa, e tutti ti dicono non finirà mai perché c'è la crisi. O ti do un altro esempio, ti devi sposare o tuo figlio si deve sposare. La risposta è sempre questa: non si sposerà perché o che c'è la crisi o che c'ha qualche altro motivo. Invece ti concentri sul nome di Gesù e devi raggiungere la certezza assoluta che quest'anno, insomma, comunque la situazione sarà completamente sconvolta. Già devi aprire una bottiglia di champagne, mettere la champagne in un bicchiere e brindare per la vittoria finale. Già da adesso brinda e dire: brindo per il matrimonio di mio figlio, che certamente sarà quest'anno, o per tutte queste cose che tutti ti hanno detto non saranno realizzabili in nessun modo. Io così ho fatto. Nel mese di aprile ho aperto un vino di Chianti, mi sono messo un bicchiere bellissimo e me lo sono bevuto in onore dei miei 400 bambini che hanno già documenti. Nel mese di novembre l'hanno avuti tutti. Sono sicuro di ciò che dico. Ma questo è biblico, non sono invenzioni mie. Me lo auguro ancora una volta, con tutto il cuore, per tutti noi. Siamo dato Gesù Cristo. Preghiera finale. Ah, aspettate, preghiera finale vuol dire il Te Deum. Diacono, prego, siamo qui. Avete, penso, in mano il testo, lo cantiamo con amore e con grazia.